Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Allora, scusatemi, qua c'è una grande presenza, perché al Senato con Ludovica vedo che ci sta ascoltando il senatore Pier Ferdinando Casini, che oggi è la sua, il suo undicesimo debutto. Nel senso che la sua undicesima legislatura, oggi ha fatto un'intervista a mio parere imperdibile con Tommaso L'Abbate, in cui racconta dell'inizio, di quando era un giovanissimo, fu mandato a parlare con Craxi, che grugnì, il rapporto con il Deiotti, quando Augusto Minzolini, che peraltro sta arrivando, fece il solito retroscena in cui lo definì pianista. Insomma, diciamo che una vita dentro le aule parlamentari. Casini, buongiorno, che idea si è fatto, lei così esperto di ciò che sta accadendo? Vedremo buongiorno. La Russa presidente alla prima votazione? Ma questo non lo so, questo lo vedremo tra breve, diciamo, si scoprirà solo vivendo. Per ora lei ha ricordato il mio primo voto in Parlamento per Nilde Iotti, una grande donna, e oggi c'è stata una grande donna che ha aperto questa seduta del Senato. Io, nella metafora personale ricordata dalla senatrice Segre, lei ragazza giovane, bambina, espulsa dalla scuola elementare per le leggi razziali. Oggi Presidente del Senato nella prima seduta, culla della democrazia, in questa travagliata storia personale della Segre c'è la storia dell'Italia, di cui noi non dobbiamo mai dimenticarci, perché le legislature passano, i governi passano, le opposizioni passano, ma l'Italia rimane. Tra l'altro deve sapere che io conosco abbastanza bene Liliana Segre, che mi ha raccontato un particolare inedito molto interessante, che siete i vicini di stanza. Condividete un salottino al Senato, intendo. Sì, siamo vicini di stanza. Io sono un pochino rumoroso. Me l'ha detto, infatti, devo dire che me l'ha detto, guardi, onestamente. La mia segretaria mi viene a dire, guardi che c'è la senatrice. Ma lo sapevo. Ma è un po' un destino, ho qualche difficoltà con i milanesi. Per lei sono un po' rumoroso, e ha ragione, perché anche le mie figlie mi dicono sempre, abbassa la voce papà. Dico, ma ragazzi, con la vecchiaia si perde anche l'udito, per cui si alza la voce. Ma a parte questo, con Mario Monti invece, che era pure un vicino, c'avevo il problema del sigaro. Quando fece il governo non poteva sopportarmi, mi odiava perché fumavo un sigaro coiba nella sua stanza, e lui impazziva, apriva le finestre, ma c'era freddo d'inverno. Allora, tutto questo.